una Roma gladiatoria, o se vogliamo venire più verso di noi coi tempi, servirà una Roma a testa a Cina, quella con lo spirito dei tifosi che l'hanno accompagnata al momento dell'uscita da Trigori, il quartier generale giallorosso, per prendere l'aereo alla volta dell'Inghilterra. Servirà una squadra così per riuscire a venire a capo di un impegno che in questo momento sembra superiore alle forze giallorosse. Buonasera, gentili ascoltatori, da Francesco Repice, buonasera dagli studi di Saxa Rubra Rai in Roma. È la semifinale dell'Europa League, semifinale d'andata. Manchester United Roma, Old Trafford, il teatro dei sogni per la Roma. Per la verità è stato il teatro di un incubo un po' di anni fa, in un 7-1 subito in Coppa dei Campioni. Era un quarto di finale, in panchina c'era Luciano Spalletti, era una squadra forte, molto forte, ma evidentemente ancora inesperta per certi livelli e falcidiata dagli infortuni proprio in quella trasferta infausta di Manchester. Stasera si spera le cose possano andare diversamente, anche se diciamo e confermiamo che la Roma sembra essere dal punto di vista tecnico assolutamente inferiore ad una squadra che è seconda in Premier League alle spalle dell'irraggiungibile Manchester City di Joseph Guardiola. Gattuso sulla corsia di destra, il francese che si ferma, poi però mette a destra, ecco, primo guaio muscolare per la Roma, Veretout costretto a fermarsi. Insomma, non c'è pace per la formazione di Paolo Fonseca, non c'è niente da fare, è veramente incredibile. Questo giocatore si era appena ripreso, era appena tornato a disposizione, due minuti di gioco, prima tegola sulla Roma, si fa male Veretout, ennesimo infortunio muscolare. Sembra non avere soluzione di continuità questi problemi muscolari a Trigoria, insomma, non solo da questa stagione, da più stagioni a questa parte ci deve essere un motivo, ci deve essere una qualche spiegazione, ci deve essere una qualche ragione. Pogba va via la sua maniera in mezzo a due, prova a triangolare Bruno Fernandes, c'è la palla in rete, grandissimo gol dello United al minuto 9 nel corso del primo tempo. Cambia già il parziale a Old Trafford, Bruno Fernandes dopo una triangolazione funambolica con Paul Pogba e con Edinson Cavani, diciamo che il francese ha iniziato l'azione, l'ha proseguita, e per Edinson Cavani, ottimo il pallone proprio per Bruno Fernandes che in uscita ha beffato Paolo Lopez che non poteva fare altro rispetto a quello che ha fatto questa volta. Ma Pogba che cosa ha fatto? Ora la Roma una buona opportunità in contropiede con Dzeko che punta gli avversari sul lato sinistro, è partito Mkhitaryan in area, parte traversone, arretrato, lo buca Dzeko, Rica Villar sul settore di destra per Kasdrup che prova il traversone con le mani. Calcio di rigore. Il fallo è stato di Pogba che ha cercato di andare su, sì, ma il rigore è netto, è chiaro, sì, è evidente, sì, sul cross, sì, di Kasdrup, sì, e quindi ci sarà calcio di rigore in favore della Roma. È arrivato con le braccia troppo distanti, sì, dal corpo, e quindi ha questa buona opportunità adesso la Roma. Pellegrini che adesso sta per prendere la sua rincorsa, batte con il destro, parte il tiro, rete, il pareggio della Roma esattamente al minuto 14 nel corso del primo tempo. Ha pareggiato la Roma, ha pareggiato Lorenzo Pellegrini. Quando si dicevano e si parlava spesso anche nella scorsa partita contro l'Ajax, gli episodi. Sì. Ancora Spinazzola con un pallone molto molto impreciso per Smalling, costretto ad inseguirlo quasi all'altezza del corner sulla destra della difensiva della Roma, rinvio sbagliato, sbaglia anche Bruno Fernandes, Roma che continua a commettere errori, ora prova ad uscire ma sbaglia anche Mkhitaryan, qualcosa di impossibile per uno della cifra tecnica dell'Armeno, Pogba, la conclusione a giro, la gran parata di Paolo Lopez, poi ancora una conclusione murata con la schiena da Spinazzola. Ma è incredibile questa squadra, se posso dirlo, probabilmente mentre c'è Paolo Lopez a terra e tutti che chiamano l'attenzione del direttore di gara perché cadendo a terra Paolo Lopez si è fatto male alla spalla sinistra, non voglio credere che adesso la Roma debba anche sostituire il portiere, perché è andato a tuffarsi su questa conclusione insidiosa di Pogba, evidentemente mettendo male la spalla sinistra. Ma spiegami come sia possibile che un giocatore come Mkhitaryan possa sbagliare una ripartenza simile. Secondo
infortunio e seconda sostituzione, diciamo che la Roma non è fortunatissima da questo punto di vista, è incredibile, insomma, cioè, evidentemente non, c'è una specie di nuvola nera che insegue questa squadra in Europa. Pronto Antonio Mirante che dà ampie garanzie, anticipo secco di Wan-Bissaka e su Spinazzola che ora però se ne va bene, da lì di McTominay lo salta, avanza Spinazzola, palla al piede, ecco prendere poi e cercare di prendere le misure agli avversari, entrare in rigore, ancora Spinazzola verso il fondo, prova il traversone che gli viene murato, Spinazzola che però rientra sul pallone, lo cede per Mkhitaryan in area, Pellegrini, posizione di gol, così in mezzo, Dzeko! E di Dzeko! La Roma in vantaggio! Esattamente al 34esimo minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale Old Trafford, ghiaccio bollente a pochi metri dalla linea di porta, è andato a trasformare un invito al bacio di Lorenzo Pellegrini dopo la grande, grandissima idea di Mkhitaryan, che questa volta ha fatto Mkhitaryan, è riuscito a trovare quel corridoio millimetrico per il compagno di squadra che poi ha messo in mezzo il pallone preciso al bacio, ripetiamo, proprio per posizione regolarissima di Lorenzo Pellegrini, lo teneva in gioco Show, pallone in mezzo, arriva Dzeko, mette in porta il pallone, la Roma in vantaggio 2-1 Old Trafford, siamo al 34esimo del primo tempo, insomma se va avanti così va benissimo. 5 gol in 9 partite di Europa League per Edin Dzeko, no, lo diciamo sempre, continuiamo a dirlo, ha fatto qualcosina in Germania, ha fatto qualcosina in Inghilterra, ha fatto qualcosina in Italia, insomma, stiamo parlando di un giocatore di livello internazionale, adesso a parte le chiacchiere di qualche ben pensante, di qualche buon tempone, non è che c'è qualche altro infortunio, no? No, spero di no. No, c'è un calcio di punizione in favore della Roma perché è la posizione di fuorigioco di Rashford, ma insomma dicendo qualcosa no, cambio, ancora Spinazzola che dice cambio, ma non è possibile, ma è sinceramente qualcosa di no, allora qui secondo me allora quando poi succede bravo, però tre infortuni in 37 minuti è tutta gente che ha dovuto recuperare in fretta, questo credo che sia l'unica in questo momento attenuante per lo staff tecnico e medico della Roma. Sì, però insomma diciamo che non c'è tanta buona sorte. Ancora Mkhitaryan a intercettare un buon pallone, la finta ai danni di Bruno Fernandes, il pallone centrale su Diawara, no ancora un errore, attenzione, pericolo, sbaglia tutto il Bagnez, la cede a Cavani, il tiro al miracolo due volte la Roma che si salva, miracolo di Mirante e su Edison Cavani, ma insomma non è possibile, questi errori non sono ammissibili in una situazione come questa, è pazzesco. No, Francesco, non c'è, qui credo che si vada oltre, cioè la logica, ma vedi, ma che cosa vuol dire? Va bene, è un passaggio, ma c'è il portiere? Il compagno più vicino, passaggio che è un giocatore orizzontale di da lì, non succede nemmeno all'oratorio. No, ma poi all'oratorio già i ragazzini è diventato un giocatore di movimento. Appoggialo lì. Cioè, ma è veramente allora ci sono errori inconcepibili e questo lo è, purtroppo si sbaglia, abbiamo sempre, ma sono inconcepibili. Pogba, posizione di mezzo sinistro, attenzione al francese che va in profondità per Cavani, anche questa è una posizione regolare, troppo pochi difensori della Roma da quella parte, il tiro e la rete di Edison Cavani che pareggia il conto esattamente al minuto 3 nel corso della ripresa, 2-2. Ma ecco qui la Roma, ma dov'era? Dov'era la squadra, Francesco? Sì, qui insomma ci sono delle cose abbastanza inspiegabili. Ma dov'erano? Sì, perché insomma ma qua 2 contro 2, anzi Smalling alle spalle, ma 2 contro 2 è clamoroso, 3 contro 2 dopo. Sì, 3 contro 2, Pogba è riuscito a trovare perfettamente Cavani in posizione regolarissima, il quale ha chiesto l'aiuto di Bruno Fernandes, l'ha ottenuto, tocco di ritorno ancora per Edison Cavani, sempre in posizione regolare, interno destro sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Antonio Mirante, siamo 2-2, siamo di nuovo in parità, ma la Roma ha dei comportamenti alle volte sconcertanti. Questo è sconcertante. Ora Pogba fa volare Show sulla corsia di sinistra, evitato Kasdorp, pallone in mezzo, attenzione a Cavani, la posizione favorevolissima, colpisce con il sinistro, manda abbondantemente sul fondo, altra azione pericolosa però dei padroni di casa che ora attaccano avendo trovato fiducia, conforto, convinzione. Ibañez che avanza a palla al piede, poi sul settore di sinistra Bruno Perez, ecco questo è il momento più pericoloso in cui la Roma rischia, e infatti sbaglia ancora Diawara, regala palla agli avversari con Edison
con Cavani. L'intervento in chiusura di Smalling su Cavani, poi il pallone in area di rigore, c'è Pogba, profondità, il tiro in mezzo, la porta è vuota, in qualche modo allontana i Bagnets, c'è il traversone al limite dell'area, partito Bruno Fernandes, Smalling che allontana, forse spinto alle spalle, sì, calcio di punizione in favore della Roma. Non so, diventiamo noiosi, Francesco, sì, è meglio non diciamo più nulla, perché sennò chi ci ascolta dice ma questi qua sono pazzi. Francesco e il suo il commento tecnico sono diventati pazzi. Ma non è una cosa positiva, cioè, nel senso, tu al quinto pallone sbagliato in questa maniera dovresti renderti conto che è il caso di andare a fare qualcosa. Insomma, il Bruno Perez che allarga poi a destra a beneficio di Kasdrop, bravo a passare in mezzo a due avversari, poi va in profondità per Lorenzo Pellegrini, è solo Pellegrini in mezzo, ma perché non tira in porta? C'è Dzeko ancora lì dietro, Smalling va alla conclusione, pallone alto, se la deve prendere quella responsabilità, bravo, Lorenzo Pellegrini, di andare in porta. Mkhitaryan, pallone ancora una volta disegnato per il suo capitano che non se la sente di tirare con il sinistro, posizione regolarissima, in Roma che si divora il gol del 2-3. Ciò si fa saltare Viar praticamente come un birillo, rimane fermo sui blocchi, in qualche maniera deve riprendersi lo spagnolo, attenzione Bruno Fernandes in area di rigore dalla parte opposta, parte il traversone, ancora il gol di Edinson Cavani, la doppietta ribalta tutto lo United, ora in vantaggio per 3-2. Quando siamo giunti al 19° minuto nel corso della ripresa, cambia tutto lo United nel giro di pochi minuti. È chiaro però che anche qui Viar praticamente una statuina in mezzo al campo. Posizione regolare di Wan-Bissaka in area di rigore, è andato con la conclusione rasoterra, pallone semplicemente respinto e tenuto là da Mirante, non ha difficoltà Edison Cavani a spedirlo in porta. Il 3-2, il vantaggio del Manchester United, che diciamo la verità lo sta anche meritando. È chiaro che lo United adesso cerca in qualche maniera di far la sua l'intera posta, non solo, ma di archivare il discorso qualificazione. Show, parte la conclusione, la respinta di Mirante a mani aperte, c'è spazio per Show per poter andare in profondità, dalla parte opposta c'è Rashford, Roma sbilanciatissima, controllo di Rashford, rigore, perfetto, pallone sulla corsia esterna, forse l'arbitro ha dato il rigore, sì, ha concesso il rigore per il fallo di Smalling e i danni di Cavani. Fallo da rigore secondo il direttore di gara, vediamo, perché io ho guardato subito l'arbitro perché ho sentito, ho gli effetti, sentivo urlare, vediamo, ma vediamo. No, ma no, ma come fai a dare questo rigore? Non può essere rigore. No, ma no, non c'è rigore. Io spero che. Ecco, sì. No. Che questa cosa non si può... vada a vedere. No, questo non può essere mai, poi mai. Ma assolutamente. Impossibile. Infatti, mi sembrava strano. Vediamo penalty check. Io spero che l'arbitro vada a vedere. No, ecco, ma queste sono le cose che non dovrebbero. Se viene assegnato il calcio di rigore, una cosa. Diciamo che il signor Rosetti dovrebbe correre una volta per tutte i ripari. Se vengono assegnati rigori di questo tipo, sinceramente sono abbastanza fuori dalla dinamica del gioco, se vogliamo dire così, per usare un eufemismo. C'è un penalty check, vediamo cosa stanno decidendo adesso gli uomini al VAR. C'è cover, viene dato rigore, questa è un'ingiustizia, questo è qualcosa che vabbè, insomma, è stato deciso così. Alla possibilità del quarto gol adesso lo United con Bruno Fernandes, sarebbero due doppiette, quella di Bruno Fernandes e quella di Edinson Cavani. Siamo al 26° nel corso della ripresa, una Roma che adesso viene forse punita oltremodo rispetto a quello che è stato il suo comportamento in campo. Parte Bruno Fernandes, andrà con il destro, rincorsa conta, tiro in rete e quarto gol del Manchester United su questo rigore completamente inventato da questo signore che si chiama Cerro del Grande della Federazione Spagnola, un'altra delle creature di Roberto Rosetti, e va bene così, Beppe Dossera. No, poi però anche quelli che stanno seduti in questo salotto adeguatamente preparato, sì, no. ma come fai a dare un rigore del genere? Rigore capisco subito, ci sta che l'arbitro lo fischia, ho visto così, ma vallo a rivedere con tutta la serenità del mondo. Sì, basta andarlo a rivedere, basta essere richiamati, basta andare lì a vedere cosa succede. Ma guarda qui, ma dov'è il rigore?
la palla è passata, lui salta. Sì, la palla è passata, ma dove esatto, va? Forse anche fuori dal campo. Ma dove vai? Dai. Forse. Oh, ma parliamo noi cosa stiamo parlando. E poi scusa, parliamo di Superlega. Parliamo... Ma queste sono le cose che bisogna combattere. Sono queste cose. È questo che fa allontanare la gente dal calcio. Sì, probabilmente sì, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma qui c'è oggettività, c'è un filmato, c'è gente che è lì, che guarda quelle cose. Ma dove stai guardando? Dimmi che cosa vedi, perché io vorrei che alla fine della partita però questi signori vadano in sala stampa e dicono: diteci che cosa avete visto, e allora poi noi li scuseremo. Sì, ma non è che possono prendere la loro valigia e tornarsene a casa e non dire nulla. Sì, insomma è abbastanza clamoroso. Ancora lo United ad attaccare, un pallone in mezzo, Pogba, il 5-2. Ancora Paul Pogba, e questa volta non c'è nulla da dire perché il cross è arrivato in mezzo, è arrivato un gran stacco di Paul Pogba, è arrivato il quinto gol del Manchester United, non c'è veramente nulla da dire, la Roma è stanca, la Roma non può fare cambi, la Roma è praticamente alle corde. Ibañez che lancia sull'estremo settore di destra, perlomeno prova a farlo su Kastrop, mantiene quest'ultimo il pallone in campo, Bruno Fernandes però nei pressi per Edinson Cavani che la tiene a terra, va con l'esterno a cercare dalla parte opposta un compagno, attenzione, prova la conclusione, il tiro, la palla in rete, il 6-2 di Greenwood. Ancora un gol, la Roma che si fa scoprire in contropiede. Ma vogliamo parlare dell'esterno di Cavani, che sì, ecco, di capisci la differenza di controbalzo sulla corsa del compagno. Diciamo che c'è ancora una partita, poche speranze, ma ce n'è ancora una. Pochissime speranze, la Roma esce sconfitta per 6-2 dal terreno di gioco dal Manchester United, e quindi è una partita che praticamente nel secondo tempo non ha avuto storia, che nel primo tempo invece aveva concesso delle illusioni. Troppi gol di scatto rispetto a quello che si è visto. Noi vi abbiamo raccontato veramente tutto di questa partita, gentili ascoltatori. Ha vinto lo United per 6-2 sulla Roma nella semifinale di andata della Europa League. Da Francesco Repi, c'è l'augurio di una serena notte.